Sit-in dei lavoratori di Siracusa Risorse, una nuova giornata di protesta, sempre gli stessi motivi. Motivi che si sono accentuati dallo spettro che a fine mese di marzo scade la copertura economica che era stata stabilita a dicembre quando è stato rinnovato il contratto, che ricordiamo ha validità fino a giugno. A meno di un mese scadrà quindi questa copertura economica. Noi abbiamo già alla fine del mese di gennaio chiesto un incontro con l'amministratore delegato di Siracusa Risorse, lo abbiamo anche ribadito e chiesto anche al commissario Barresi, siamo stati ignorati. Quindi abbiamo chiamato i lavoratori a questo presidio, il sit-in, che già ha sortito il primo effetto, che è stato quello di avere una data certa di un incontro con Siracusa Risorse e con la provincia regionale per venerdì 6 marzo. In quell'incontro ovviamente pretenderemo di avere le risposte che i lavoratori vogliono e pretendono, perché il loro futuro non può essere messo in discussione e sicuramente vogliamo avere certezza rispetto a quello che è la continuità professionale di questa importante società in house. Risposte che consistono nella certezza del posto di lavoro e soprattutto dello stipendio. Sicuramente questa è la cosa principale, ma sicuramente anche la pressante richiesta di avere presentato un piano industriale, perché vogliamo capire Siracusa Risorse come vuole restare all'interno del mercato, visto alla luce anche delle recenti leggi della regione che, sciogliendo le province, mette in discussione anche la sopravvivenza delle società in house.